Festival Vagherese del Teatro Dialettale. Mi chiamo Denisa Aiello e state tranquilli, non siamo allo Zecchino d'Oro, ma alla serata di inaugurazione della rassegna teatrale di Vagheria. Questa rassegna ogni anno vede un pubblico sempre più numeroso partecipare. Gli abbonati di quest'anno sono stati 265 e 35 in più dell'anno scorso, quindi... E che è diventato un appuntamento immancabile per i bagheresi e per le numerose compagnie dell'isola che chiedono di partecipare. Ma per parlarne meglio, chiamo sul palco la persona che ha ideato e che insieme all'associazione culturale La Scintilla, di cui presidente il dottor Angelo Di Salvo! Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa quinta edizione del Festival Vagherese del Teatro Dialettale. Scusa Angelo, ma questa sera la presentatrice sono io, quindi tu dovrai rispondere alle domande che io ti faccio, anzi sei pronto? Allora, Angelo, vogliamo dare qualche numero su questa quinta edizione della rassegna? E allora... Come stavo dicendo, è una rassegna importante, ha già anticipato Denise che abbiamo superato abbondantemente gli abbonati dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo avuto 230 abbonati, quest'anno sono stati 267. Denise non ha sbagliato, all'ultimo minuto abbiamo avuto due abbonamenti, proprio questa mattina. Come potete vedere abbiamo iniziato bene. Abbiamo stasera il tutto esaurito, già da questo pomeriggio non si trovavano più biglietti e avete trovato sulle vostre sedie appiccicato non un segnaposto ma è il programma della rassegna, una rassegna che è iniziata stasera, terminerà il 2 giugno, sono 6 commedie dialettali, 6 opere molto divertenti e le compagnie si sfidano per vincere il premio intitolato a Ignazio Buttitta. Ed ora appunto arriviamo alla parte più importante di questa chiacchierata, la spiegazione del regolamento della rassegna, che ricordiamo a tutti, è una rassegna dedicata infatti alla memoria del poeta, del poeta bagherese Ignazio Buttitta. E allora, questa è la parte un po' più fastidiosa. Quest'anno ci saranno delle novità. La prima novità l'avete vista, è Denise che ha presentato. Un applauso. Allora, come voi sapete, noi della Scintilla abbiamo ideato questi 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, per permettere alle compagnie di iniziare con tutto il pubblico seduto. Quest'anno questi 6 momenti non saranno tutti ad appannaggio della Scintilla e del sottoscritto, ma saranno 3 i momenti in cui io uscirò, la prima, la terza e la sesta serata, per ricordare il regolamento che fra poco vi spiego, la seconda e la quarta serata ci saranno 2 momenti musicali, si esibiranno i vincitori del talent di quest'anno, la vincitrice della categoria juniores e i vincitori della categoria regolare o adulti, e la quinta sera ci sarà una sorpresa, non ve la voglio anticipare, ma sarà una cosa molto graziosa. Andiamo al dunque. Come sapete è politica della Scintilla nelle sue manifestazioni coinvolgere il pubblico nella giuria. Quest'anno per l'ennesima volta il pubblico sarà chiamato a dare un voto alle compagnie. Nell'abbonamento avete uno spazio che va da 5 a 10, quindi ogni sera o alla fine dovete dare un voto, un giudizio sulle compagnie che si esibiranno in queste 6 serate. Nascosti fra questi 267 abbonati ci sono 5 giurati di qualità. Il voto dei giurati di qualità è un voto più pesante naturalmente, è gente del settore, c'è un regista, giornalisti, gente di cultura. Il loro voto vale da 500 a 1000. E infine, dall'anno scorso, facciamo votare anche il pubblico indistinto. Chi ha il biglietto in mano non deve buttarlo,
perché nel biglietto c'è uno spazio bianco in cui già questa sera può indicare se i Pantarei lo entusiasmeranno il nome dei Pantarei. Se questa sera non lo vuole fare, ha la possibilità di farlo su Facebook, perché la commedia sarà messa su Facebook da domani alle 2. Grazie. Guardi che poi, se inizia la commedia e voi non ci capite niente di come dovete votare, mica quando c'è la commedia io esco e faccio la tarantella per voi, ve lo spiego, no? E quindi, per favore, ascoltate. Allora, l'abbiamo presa bene, giustamente. E dicevo questo, la commedia sarà messa su Facebook, dove sarà possibile, sfruttando il codice alfanumerico che c'è nel biglietto, votare e scrivere il nome della compagnia che l'ha più entusiasmato. Cosa importante, se io stasera non sono convinto e sono un biglietto singolo e torno la quinta sera, posso utilizzare tutti e due i biglietti per la compagnia della quinta sera. L'importante è utilizzare il codice alfanumerico o imbucare il biglietto. Quindi la somma dei voti di giuria di qualità, giuria popolare e pubblico indistinto farà vincere a una compagnia il titolo di migliore compagnia della rassegna e intitolato la Coppa a Ignazio Bruttitta. Ma non si votano solo le compagnie, si vota anche gli attori, attori protagonisti uomo e donna, attori non protagonisti uomo e donna. Come si votano? Sempre da domani alle 2, giusto Denise? Verranno messe le foto degli attori sulla pagina Facebook La Scintilla e bisogna andare a mettere mi piace. Quindi io ho la foto Luzzu Turid, in arte verrà messo il nome dell'attore, metto un mi piace e il voto vale per quell'attore. Cosa importante, anche per gli attori c'è la giuria di qualità. I 5 giurati di qualità potranno dare un voto agli attori che va da 50 fino a 100. Quindi la somma di giuria di qualità e dei voti presi su Facebook ci faranno proclamare i quattro attori più bravi della rassegna. Infine, la scenografia è ad appannaggio esclusivo dei giurati di qualità, che hanno una scheda in cui scriveranno un giudizio, dovranno motivare perché hanno preferito quella scenografia rispetto alle altre 5. La compagnia che otterrà più giudizi positivi vincerà il premio della scenografia. In ultimo abbiamo il regista. Il regista viene votato come gli attori, con una lieve differenza. Da domani alle 2 la commedia, lo ripeto per l'ennesima volta, è sulla nostra pagina Facebook. La commedia deve essere vista per intero. Attenzione, non si possono vedere 3 minuti, 5 minuti, perché vedendo 3-5 minuti noi abbiamo un sistema che conta per quanti minuti è stata vista la commedia e quel voto non è valido. Quindi se la commedia viene vista per intero e alla fine viene messo il mi piace, è un voto che automaticamente va al regista, perché se la commedia è bella, evidentemente il regista è stato bravo, ha saputo preparare i suoi attori e ha saputo creare un bel mix. Cosa importante e finale, anche per il regista ci sarà il giudizio dei giurati di qualità, che potranno dare al regista come agli attori un voto che va da 50 a 100. Ma queste cose che io vi sto dicendo, da domani e per tutte le 6 settimane della rassegna, saranno ripetute periodicamente sulle nostre pagine Facebook, in particolare sulla pagina ufficiale della Scintilla, dove ci sarà il filmato, le foto e tutto. Quindi io tornerò la terza serata a ricordarlo, lo ricorderò la sesta serata, ma se qualcuno vuole rinfrescarsi tutto, basta che si colleghi alla nostra pagina Facebook e potrà leggere tutto.
Sono stato chiaro? Scusami, Angelo, ma questo pubblico è da riprendere certe volte. Comunque, sei stato chiaro come al solito e credo che sia il momento di salutarti con un caloroso applauso. Ed ora presentiamo la compagnia di questa sera che aprono la rassegna in quanto vincitori dell'edizione precedente. Sono i Panterei a Singing in the Rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana per tutti un'ora da gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Scusatemi, ma certe volte la mia dote canterina si fa avanti. Per tutti un'ora d'aria di gloria. Come dicevo, la mia dote canterina si fa sempre avanti, ma comunque torniamo a noi. Sono i Panterei di Palermo che si esibiscono con Abbonai Marime Suogera. Adesso leggiamo un piccolo riassunto di quest'opera. Ambientato tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, il lavoro ci presenta il protagonista che si isola dalle manifestazioni della vita familiare, pensando solo al suo egoismo, fino a quando non interviene la sua coscienza, personificata sotto le spoglie della defunta suocera, che gli ricorda l'importanza degli affetti e del confronto con le sue nuove generazioni. Adesso io vi saluto e vi auguro una buona visione. Dobbiamo la stanza con fastoni, palloncini colorati e stalla filanti. Ma no, è troppo appariscente. Dice bene tua sorella, è effervescente, tascio, va. E poi non è che siamo a carnevale. Deve sembrare una serata come un'altra, fa più chic. Ma i palloncini fanno più atmosfera. Niente palle. Ecco. Che Luca già arrivò papà? Ma no, ancora è presto. Filippo, vieni qua. Vado. È permesso? Prego, prego. Prego, accomodarsi. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera, ragazzi. Buonasera, signorina Carolina. A che tempo l'onore della sua visita? Quanti
fiori! Ma che festa! Veramente sì, ma non perché le vede i fiori. I fiori in questa casa fedono. Beata lei che avete un bello giardino, io invece l'hai a cattare. Ma questi non sono fiori del giardino, i fici muveni rapposta da Sanremo, ancora cantano. Ho capito, stasera c'è il puntamento per il matrimonio di Mariuccia. Ah, che cosa bella, oggi profumo di fiori, domani sorriso di bimbi. No signorina, lei è forastrata. Ah, non sono per Mariuccia. Per me niente fiori. Ma solo opere di Bana. E ora che cos'hanno? Per il vacchio. Per Matusa. Già, per mio marito. Oggi è il suo 60esimo compleanno. Auguri! Grazie. Oh, chissà quanti invitati, ci sarà festa stasera. No, sono pochi intimi. Usinna. Usinna! Sì, propriamente lui. Suo signorino, sua nipote Luce, insomma, una festicciola in famiglia. Ci sarà tuo simpaticone lo sindaco! E il nostro intimo amico! E ci viene sempre a sua casa! E di casa! Ah, beata lei che ci viene fino in casa! Io invece, Pipirillo, mai a sopportare tutte le riunioni del consiglio comunale e a sentire tutto chiedo che ci ricino. O sapi quanto ci ne arrivano? Di tutti colura. Ladro, nocchione, disonesto. Mischino, non si merita. E per mia, sono spilli che si azzicano il suo cuore. Ma quanto pare lei ave un debole, sindaco. No, assolutamente, signore, che sta dicendo? E perché? Che c'è di male? Sindaco è un uomo libero, vedovo. E poi è un gran bell'uomo. Ma quando mai, signora? Rassaggio, che ci sono le picciotte. Ora è mannata banna. Ragazzi, andate a vedere cosa sta fanno donna Carmela in cucina. Va bene. Buonasera, buonasera signorina Carolina. Allora, mi dicissi? Ma niente, signora. Non mi facesse affrontare, che io sogno ancora come una bambina. E perché sapesse affrontare? Che c'è di male? Siamo un debole sindaco. Ma niente, solo... Un sindaco è un uomo libero, vedovo, è un bell'uomo. Perché? Perché sapesse affrontare? Che si sente ancora come una picciriglia? Sì, ebbene sì. E allora? Ebbene sì, hai un debole sindaco. È così maschio. Così focoso che quando io mi metto a cimare tutto e faccio le riguardate! Signorina, me la stessa mano che hai un fungo, signora! Oh, mi scusassi! Mi sono lasciato prendere dalla foga! Me ne sono accorta! Ave una fame! Ma io sapeva che simpatia l'aveva con farmacista! Ma no, signoruzza, mi passò! Anzi, mi feci passare tu stesso! Quando io va a farmacia a cattare i pinnoli per dormire! Sape, io ti contavo che morì a Bonaruzza la mamma, un pozzo picchiare sonno, soffro di insonnia! E niente, un medico mi disse che maritano mi passa, magari, speriamo. Come ci stava dicendo, già si va a farmacia, e lo farmacista fu gentile, premuroso. Una persona compiuta, un vero gentiluomo. Ma quando mai? Un vero vastaso fu! O sapi che fici? Che fici? Io una scatola di cioccolatine e m'offri, io. Ma allora vero gentile fu! Sopo, che i cioccolatini erano purgative! E che arrivava a casa, ma vinte con Dio! E dopo ciò cominciavo a cuitare la scala. E che cazzo arrivavo fuso? Fece un vero! Un po' il dritto, non ne posso sentire più niente. E una volta lei, un preturi, ci faceva a corte. Me l'assassini, casuglio sparpagliato! Non ci piacevano le persone anziane. Ma lei non è che è tanto anziana. Ma che capivo? A mamma era anziana. Stava buona, mischina, non è che poteva buttare ospizio. E Usinnacu corrisponde alle sue simpatie, si è dichiarato? Dichiarato vero e proprio? Ancora no. Ma mi ha fatto capire che non gli sono indifferente,
Che bollo, un picciuttazzo come sindaco non può restare indifferente davanti alla mia freschezza e alla mia corporatura. Non per essere modesta, ma la mia pelle, quella nascosta, è fresca come una rosa di maggio. Dall'assi, dall'assi! Non occorre, ci credo! E poi, ho proprio una bella corporatura, non crede? Sicuramente, lei è una gran bella donna. Bella no, usaccio con sogno bella, però mi faccio tagliare. Sicuramente. Ora signorina mi deve scusare, devo andare in cucina per dare gli ultimi rintocchi per la cena. Signora, mi scusi se uso tanto, ma lei, capo mia, è stato sempre come una madre. Signorina, io non ho più negare lei. Mi scusassi, come una sola volevo dire. Lei mi deve fare un grande favore, non mi deve fare perdere questa occasione. A sta festa deve invitare pure a mia. Ma siamo solo un pochi intimi, siamo quattro e un scecco. Ecco mia, facciamo cinque a mula. E va bene, che con lei che ci dico, è invitata pure lei. Grazie, grazie, signore, grazie. Io le devo tanto, mi permette di baciarla. Mi ha già baciata. Oh, mi scusi, non ci avevo fatto caso. Bene, allora vado a prepararmi. Sì, sono sì, l'accompagno, l'accompagno. E piuttosto, che vestito mi consiglia? Da sera o da mezzasera? Ma lei aveva tanto buon gusto. Sape, n'hai uno da mezzasera, tutto scollacciato, che è un amore. Ma come piace a lei? Oppure mi metto un abito lungo. E va bene. Sapi che fazzo, mi metto una gonna curta, di chitti che si usano ora, ma... è una camicetta di seta, così sembrerò più giovane. Ma... io gli ammiriti l'aiuto gli assi. Forse è meglio che lei indosserebbe un abito lungo, fa più scicchi. Forse aveva ragione. Sa, vorrei che di mia si innamorasse un figlio anziché un padre. Un figlio è un mezzo picciotto, ma per me è Nico. Vabbè, vado. Arrivo. L'accompagno, arrivederci, l'accompagno. Arrivederci. Non vorresti, cari mia, se innamoro figlio anziché un padre? Ah, sentiste? Ti voglio fare concorranza! Povera signorina Carolina, in fondo mi fa pena! E meno male che lì non ci passa Nico, ma se no era capace di fare già smorfiosare davanti! E se voleva mettere pure a me le gonne, cose di pazze! Però ancora ha delle belle gambe, gliele viste? Sì, ce l'ave storte e agghiammate! Non è vero, ce l'ave dritte! Sì, sì, vabbè, finisce! Mamma, non ce l'ave storte, mamma, signorina Carolina! Lasciate perdere le gambe della signorina Carolina e mettiamo un disco, sta arrivando papà! Accogliamolo con la musica! Sì, sto. Avanti, mamma, la spegniamo, ma, forza, ma, forza. Va bene, ascoltatela, ora c'è un papà. Oh, che pace. Genitore, finalmente sei ritornato all'ovila. Ma tu non capisci più, non capisci che è mio figlio, non capisci più. Qua è un asco, qua è una femmina, ma cos'è tu? Ma è il tuo discendente, vecchio Matusalam. Ma quanto sei saporito. Filippo, abbracciamo il vecchio e facciamogli gli auguri. Oh, finalmente c'è una che si ricorda il mio compleanno. Mille di questi giorni, vecchio Priamo. E so giovane. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti giorni felici, tanti auguri a te. Basta, basta, grazie, basta. Ora mi state facendo sorgere pure la testa. Passatemi a riposare in antichiere.
Mariuccia, ma pigliami i pantofole e la pipa. Questa sera non può essere. Ma che significa che non può essere? Per questa sera ci devi rinunciare. Da quando è morta la povera nonna, il vacchio vuole fare i suoi comodi. Già, mi pare che te ne stai approfittando. Ma chi c'è di male se mi piace Alberta a casa mia? Vuol dire che la santa donna di mia madre te lo impediva? Austericenno, chisso. Ero quando mi aveva fare una bella fumata di pipa, aveva scendere un tuo giardino, pur un tuo mese di gennaio, un tuo gran freddo che ha diventato un ghiaccio. Un malignaria, usai che si manchi di rispetto a te. A già santa, al monze, tomatuzzo, saccio, chi sei, storia vecchia. Io stai mancando del rispetto a noi, ma non rinuncio alla mia libertà, almeno per stasera. Ma io, la vigna, i pantofoli e l'api. Ma papà! Ma babbo! Babbo ci può essere tu! Avanti, mamma, dai, diglielo al vecchio! Avanti, mamma, parla, dillo al genitore! Oh, mi chiamare che un genitore che già me non c'è! E tu che mi i tuoi figli ti vogliono fare la festa! Che è diventato santo! Che falle contente! Che male ci sarebbe se qualche conoscente venisse a passare la serata con noi! Ma ci pensare id o ci pensaste tu? No, iddi. Va bene, se proprio ci tenete tanto a fare questa festa, passatemi stare in pace, come voglio venire a nonno. Ma babbo! Babbo, dovresti, ci può essere solo tu. Avanti, papà, ti prego, permettici di festeggiarti. E quale fossero se festeggiamente fare vucceria dalla mia casa qua, avuto il deficiente come vuote, per distruggerla. Grazie, disse festeggiamente, non ne voglio. Cavalli contenti. Oramai il mite fuori fatto e fa conto che stanno arrivando in metà. Oh, solo Totò. Oh, questa sera devo stare tranquillo. Devo riflettere. Se mi volete fare un favore, Dani, canisciate tutto. Resto su e rifletto molto. Anzi, come ne toci? Ma che non ballo ferma? King e Kong! Ma per favore! Ma ti stai dicendo che oramai in mite fuori fatto e fa conto che stanno arrivando in metà? Ho solo Totò. La festa ha preparato per buato. E se può festeggiato, avesse essere io. Ma pacienza, vorrà dire, oggi ne faccio paio io. No, questo non lo puoi fare. Perché il sindaco si offenderebbe. Appunto, che cosa direbbe il papà di Lino? Lino? È questo Lino? Il figlio del sindaco? Oh, si chiama Pasqualino. Pasqualino è troppo volgare, meglio Lino. Per me è sempre un Pasquale. Anche tu lo chiamerai Lino. Io non mi sbagliare, non lo chiamo affatto che è meglio. Invece ti ci devi abituare. Già, ecco che mi ci abituare per forza. Cosa succedisce? Io vuoi sapere cosa succedisce? No, che potremmo morire. E com'è che la messa a chiamare? Lino! A così, non mi risponde. A cosa viene questa bella idea di chiamarlo Lino? Scommetto che venne a te. Certo, io buon gusto. È proprio per questa fissazione di darti arie che femmina di classe di buon gusto che io faccio non voglio. È tempo perso perché il sindaco sta per arrivare e non lo possiamo mandare via. E se tu pipita ancora, quando vieni ti sbriongo. Vabbè, come vuoi fare fai? Tanto gira e ferrea, come solo tu vince sempre tu. Guardi lui però, vai te a canciare e te promuovo. Ma come papà? Ma io ho indossato apposta gli shorts, la camicetta nuova. Ti prego, Lino ancora non me li ha visti. E manco ti dire. E a tu valevate queste cose vecchie. Ma non sono vatti, papà, sono blue jeans. Blue chi? Blue jeans, fanno tanta moda. Ma fanno tanto schifo. Tu non puoi capire. Non hai a essere io a capire. Guardi, dovete capire. E se non mi vedete, me ne vado, e vi sconcio questa festa. E va bene, io ti va a canciare questa volta, oramai c'ho papà. Ma che vestito mi metto? Uno qualunque. Ma sciacate con moglie, sono cosciazza di fuori che vai. Ma che vergogna, ma che schifo, ma non sei mammondello, va. Papà, mi vado a cambiare anche. Oh. Picchì, non ti vesti pure tu?
capite te parlo nulla, io non so cosa. Voleva rire perché non ti canci. Se me volete, io resta con sé. Ma che può dire, Usinna, con sicuro che avere con smoginisse? Ah, un bene? Camagina! Ma che capisti, vieni con smokissi in abito da sera? Per me può venire pure un pigiama, io resta con sé. Tu ti devi andare a cambiare. Io resta con sé. Può venire pure un pigiama. Sei antiquariato, ecco che cosa sei, antiquariato! Sì, ora magari facciamo ossa. Già. Sanno c'è buono, hai proprio ragione. Sta casa diventò un museo. Che tu, per esempio, mi pare una mamma egiziana. Tua figlia è la pupilla di un bagno. E tu cretino di tuo figlio è la personificazione di Peppe Nappa. Ma che c'è il museo? Che c'è in pieno? Perché se io sono antiquario, come dici tu, quasi. Se ti pezzerrare un museo. Sinceramente non ti capisco. Che se parli una tua lingua non può capire. Ma io parlo come ho sempre parliato. E vedi chi ci scappa la bocca, no mia cara. Da quando hai deciso di diventare donna di classe ad opere la voce scende in angolo. Ma parla come ti insegno tua madre, ignorante. Ma io sono stata arroccata in collegio! Ho convinto, auto che collegio! Nel più meglio collegio di San Martino! Sì, se che si sente l'educazione che ha detto in un terzo collegio! E dimmi un po' una cosa, è lì che ti hanno insegnato che i figli si chiamano prove. Perciò noi abbiamo un provo e una prova. Ci manca solo la provoletta. Ecco ti a casa un provolone si ha completo, se va completo. Sei antiquariato, sei rimasto all'età di pietra. E antiquariato all'età di... Chi mi stava scappando è che tu sono un nai. L'antiquario è quello che vende cose antiche, vecchie. Io semmai posso essere antiquato. Oh. E chi vuoi? Fici un po' di confusione, ho preso un lapis. Un lapis? Ma che fanno con lapis? Sta scrivendo solo a scrivere. E fici un po' di confusione, tu mi capisci? Ma non è meglio che quando parli con me ti esprimi al naturale, così io ti capisco. Ma invece c'è un sindaco, ma parla come vuoi, io ti capisco, ti capisci. E dai, si sta razzato anche. Quanto sei antipatico! A proposito di antipatici, ci saranno altre invitate o sindaco? C'è la signorina Carolina. Avevo un bello pezzo di antiquariato. E poi ci sarà l'uccellino. L'uccellino? Ma che se vuoi dai, c'è il nozzo sindaco? Lino con luce! Lino con luce! A chi sa che ci pare che siamo oscuro qua? Celeste, tu sei ignorante, non capisci niente! Luce è il riassunto di Lucetta, che è la nipote del sindaco! Ah, il riassunto! Scusa, non l'avevo capito! Devi perdonare la mia ignoranza! Il riassunto! E scommetto, allora, che Lino... è la radice quadrata di Pasqualino. Bravo, ma me ne compiaccio. Ma stai facendo progressi in grammatica, in aritmetica. Ma sta frequentando per caso qualche corso di scuola serale a mozione di mea? Non stai frequentando niente. Modestamente a mia, a scuola, mi hanno dato delle basette solide. Cazzo, manca solo un pizzere mozzarella e un qualche completo. Ma da quello che ho capito stasera ci sarà tutta la famigliola completa, siamo ricchi e uno sape nulla, o poteva mandare a qualche altro, ma cosa suppa per una serettina sana? Aggiù presuntuoso, il riprodotto di Cristiano, e da madre con un pozzo a digerire. Invece ti ci devi abituare. Lo sai che Lino fa la corte a Mariuccia e prima o poi Usinna così sbottuna. E poi si abbottona a re, non ti preoccupare.
ma non ti pare bello che la nostra Mariuccia sposi il figlio del sindaco, il primo cittadino del paese? A Cussino Aci, un parentanno mio cusinnaco, a diventare i secondi cittadini del paese. Non ci tegna affatto a diventare né secondo né manco terzo cittadino, e tantomeno parente lo sindaco. Ma come, io non mi onore, e tu? E invece io, sto matrimonio, ce l'ho proprio su po' stomaco, perché un figlio è quanto padre con lo padre. Chi tu non lo puoi dire? Lino è un bel ragazzo, troppo simpaticissimo assai. Ma sei proprio decisa che tuo figlio ci ha darà chiesto? Ma per Lino è un bel partito per Mariuccia. Ma pure un ragioniere Fessichella è un bel partito. Non è forse un picciotto serio, innamoratissimo di Mariuccia? Troppo serio. E poi Mariuccia è innamorata di Lino. E se desamora, dica a me, suo matrimonio. Un confermo. E poi vediamo. No, mia cara, no. Un c'è più da lavannare il ruffiano alla tua madre, che ti difende e che non ha la mano. Tua madre, ha tirato il vero, o sposo, per venire ora comando io. Via, un me scantato male, me figlia. Sa picchiare un picciotto, bello, ricco e malandrino, di cui essere innamorata e postare solato. No, un pezzo di citrone e mammalucco come un ragioniere Fisichella, ma pure un nome, Velario. Fisichella. Avo giù, Lino, stacci! E ci può stare perché ti aggruppa a casa, aggruppa. Chi vivrà, vedrà. E per te, da specie di uomo, è bello e malandrino. Ma fammo fa ora, va, è tutto un danzo casino, la ah, poi, perché ti bagni prima di piovere? O se no, ancora non si sbottona. Vedrai che si sbottona. Sì, si sbottona, buon cavolo, ma no per tua figlia. Lasciamo perdere le scorse inutili e parliamo invece di cose più importanti. Vedi che sei in metà anno a mio compare Ciccino Pettella. Perciò fai preparare un po' di più a tavola. Chi? Da cedro di malacurio, non lo voglio. Perché un professore ora diventò una cedro. Sì signora, di malacurio e da me casa non lo voglio. E invece io, un mito. Un mito. Un mito! Un mito! Un mito! Un mito! Un mito! E ho sopporto come io sopporto lo sindaco! Che fa i ricalchi? Sì! Che ti metto un foglio di carta cartone da sopra! Che ora anche se riesce a mi impregaste! Va bene! Tu mi capisci! Va bene! Dirò a donna Carmela di mettere un altro coperchio a tavola! Braccio coperto! E la pignata voglio con due coperchi! Sei ignorante, non capisci niente! Dirò a donna Carmela di far giungere un altro coperchio, chi c'è già pignata? Giungere? Ma che lancio un disco? Si dice coperto, bestia, bestia! La stessa cosa è! Sì, lo stesso, Bacciano, Battista, tutto lo cambia come c'è! Che casata consumata! Adesso che ci vuole Dio, ma più giusta a me mi ha capitato. Filippo! Ciao, genitore, mi hai chiamato? Ma a chi stavo con se porta le armi? Sì, ti ho chiamato. Fammi la cortesia, telefona. Sì. Ho il professore Pettella e ci dice che è invitato a cena questa sera a casa nostra. Ma... Senza ma sono per sconzare la festa, va? Va bene, lo vado a chiamare. Casa da consumati. Celestino Varabi, sicuramente il sindaco, io sono ancora tutta inchiappata. Tu mi taxi e tu non ricevi un capannuccio. Vado io, mamma! Arrivati fino al Monza? Sì, è arrivato il Presidente della Repubblica con un'altra parte.
Prego, prego. È permesso? Buonasera, buonasera. Carissima signora Geltrude, i miei omaggi. Lei è sempre fresca come una rosa di maggio. Oh, signor sindaco, lei è sempre galante. Grazie. Cavaliere, tanti auguri. Grazie, grazie, grazie. Filippo, sempre in gamba. Salve, signor sindaco. Salve, salve. Carolino, come stai? Luce, sono contenta di vederti. Grazie, signora, anch'io, ma mi chiamo Lucy. Picchio come Ulisse, Luce. Lucy, signora, Lucy. Cavaliere, buon compleanno. Auguri. Grazie, ragazzi, facciamo festa. Signora Geltrude, io la ringrazio per il suo invito, ma sa, ci ha colto di sorpresa e non abbiamo fatto in tempo a comprare un regalino al cavaliere. Non immaginavo, figuriamoci se si sbagliava chiesa. Come ha detto, scusi? Dicevo che me lo immaginavo, che lei è stato colto di sorpresa. Guardi, mi dispiace, sono veramente mortificato. No, non si preoccupi, signor sindaco, il vero regalo per mio marito è che lei si sia degnato di accettare il nostro invito. Certo. È vero, caro Celeste? Sì, sono gongolante, sono. Non mi chiamare più Celeste. Ma come? Ti ho chiamato in italiano, non è più meglio assai il nome Celeste? Oh sì, sta di cielo. E io invece voglio sapere di terra. Tornando alla cena di stasera, sì. Non si aspettasse cosa all'ingrosso. È solo al dettaglio, ci fa uno sconto. Quello che ha preparato donna Carmella, dice che ha preparato una ricetta particolare. Oh. Tondina con la cipollata. Che cosa? Caduco. Tonnena, cacio portata! Ah, ora ho capito! Proprio così, sì, sì, io sì. Mi sa, signor sindaco, non ho avuto il tempo di fare il controllo. Cameno male! A Gertrude, con la stessa scritta come un cerciolo, sindaco, che fa la sottata? Prego, signor grazie. Sindaco, si accomodasse grazie, qui nel grazie. Divano, vicino a me. Vicino a lei, tondina con cacio portata. Cavaliere, ma perché ha detto meno male? Che meno male, che a mia moglie abbiamo ciò che fare. Che va se no, cosa? Che ne toccava di mangiare. No, non glielo lascio dire. La signora Geltrude ha risaputo che prepara certi manicaretti che sono una delizia. Ah, se picchisso una può superare nulla. No. Prepara certe. Come chiamo tu? Pasticci. Proprio così. Pasticci. Casuno vero e proprio in camp. Mia moglie è capposa. Piuttosto che un bambino a che punto è donna Carmela in cucina. Quanto sei spiritoso. No. Lei già la signora Geltrude. Lei non ci deve lasciare. La sua presenza è preziosa. Per carità, signor sindaco, non mi confondesse. Uno viri come sogno apprezzata nella società. Vado a cattare lo punto canoce. Vado a guardare chi è. Filippo, vai a vedere chi è. Bravo. Permesso. Buonasera a tutti. Oh, che bella compagnia. Questa è la signorina Carolina Benincasa, la nostra vicina di casa, che è di casa in questa casa. Ah, ma tu sta dicendo sempre casa a casa. E signora, questo bel giovane è Lina e questa bella ragazza è Luce. Luce, signora. Piacere, ragazzi. Piacere mio, signor sindaco. Lusingato. Ma lei si interessa di politica? Un pochetto. E chi la fa? Mi va a genio? Scusi, io le vado a genio? Moltissimo! La signora Carolina è dei nostri questa sera. Signora Carolina, li ha salutati i ragazzi? Sì, li ho salutati poc'anzi. Buonasera, ragazzi. Prego, s'accomodasse. Sì, grazie, ma prima mi consenta di fare gli auguri più sentiti e più sinceri al cavaliere Celestino. Auguri, cavaliere! Grazie, signorina, grazie! S'accomodasse! Geltrude! Geltrude! Chi c'è?
Io sto andando di là a vedere cosa sta facendo donna Carmela in cucina. Cavaliere, dica. Le faccio compagnia? No, si stesse comodo, non si disturbasse. Sa so passi che ho tolto a essere catatrasa. Sante, facciamo un po' di musica, così riscaldiamo l'atmosfera. Ma non vedi che la tappezzeria sta conversando? Ragazzi, facciamo gli sgombevate, che vedremo così più intimità e atmosfera. Ma non mi sembra giusto mandarli via. Chiediamo il permesso, invece. Tu sembri essere nati ai tempi dell'Arca di Noè. Ha ragione, Lucy. Anche se sono i nostri vecchi, sono sempre i nostri Matusa. Chiediamo il permesso prima. Permesso. Gianitrice, ci è consentito a noi giovani di fare un po' di musica? Dopo, ragazzi, meglio dopo cena. Ma mamma, noi ci stiamo annoiando. Dai, avanti. Non lo vedi che sto chiacchierando con il sindaco? Vabbè. La vostra musica ci disturba. Ma su, signora, lasci stare. Sono giovani esuberanti, la prego. Dai, mamma, ti prego. Per favore. Va bene, però andatevene nell'aldilà, nella sala grande. Sì. Evviva, forza, gente. Adesso inizia lo sballo. Chiamiamo la signorina Carolina, così ci divertiamo un po' con lei. Signorina Carolina, vuol venire un po' con noi lì dentro a ballare? Sì, grazie! Oh. No, grazie, preferisco restare a fare compagnia al sindaco e alla signora Geltrude. Va bene, allora andiamo nell'aldilà. Andiamo, va. Questa sera voglio convincere il cavaliere a farsi socio del mio club, così anche lei, signora Geltrude, potrà frequentarlo. Mi pare difficile, signor sindaco. Mio marito è un uomo all'antica. Preferisce passare le serate in casa in vestaglie e pantofole. Non è ammodernizzato come noi. Ma lei lo deve incoraggiare ad uscire. Anch'io, quando avrò un marito, lo incoraggerò ad uscire per evadere dal solito trammi della vita domestica. Ma io ce lo dico sempre, usci, così usciamo anche noi. Ma lui non vuole usciare. Va bene, allora lo lasci solo in casa con Mariu, solo in casa ed esca sola con Mariuccia. Tante parole, caro sindaco, tante parole. Io ci dico sempre, ne scete, io ci saccio stasera solo. Un mi scanto, un mi s'accupo cuore, ma che? Ci venne in scrupolo. Un non vanno a capire che quando io ne escono e io resto solo, sogno dalla vera pace e mi rinfresco tutto in ciancete. Ah. Che dice, cavaliere? Lo lasciasse parlare, signorina, qualche giorno ne esco e non osso solo, vediamo che tu che fa. Al rinfresco. È che questo non lo deve dire, perché la signora le vuole bene e vuole stare sempre insieme a lei, ecco perché, cavaliere. Anch'io vorrò restare sempre con mio marito, quando ne avrò uno. E vuole essere spossante come a mia moglie. Ma cavaliere, cosa dice? È pronta la cena? Ancora no. Cavaliere, ma lei lo sa che è proprio un bel tipo? Prende tutto così, per scherzo. La sua ironia è tanto simpatica e molto intelligente. Complimenti, cavaliere, complimenti. Grazie, si fa quel che si può. Non lo stia a sentire, signora. Il cavaliere si sta burlando di noi. Già, fai bullone. Cacchie, faccio bullone, chiove, vete, giance. Ogni tanto si capita a fare il cavallo. Da giorno fece pure un cancello. Spassoso il cavaliere, bravo! Veramente, ma fare risate di cuore! Fa fare le cianchie! Ecchi, ti diretto a tempo perso! Ti ha detto è pronta la cena! E ti ho risposto ancora no! Celestino, vieni qua! Capi che tu non puoi vedere. Non lo vedi che sto trattenendo il sindaco? E catenalo forte, senza maggio ti scappa. Con permesso. Prego, prego. Sicuramente questo è il professore Pittella. Mio marito ha avuto la cattiva idea di invitarlo. A chi? Pittella, il filosofo?
Sì, da c'è Giulio Malacurio. Veramente? Di come si veste? Pare un corpazzo. Mi hanno detto che oltre ad essere un filosofo è anche un bravo medium. Cavistavo già laurea, non lo sapevo. Ah, no, no, signora, il professore parla con le anime dei morti. Ah, non potendo parlare chi vive parla di morti. Oh, ecco, la stai arrivando, ecco. Oh, è permesso? Oh. È consentito un discepolo di Platone di ossequiare la gente del bel mondo? Casi Ceccino, fa conto d'essere a casa tua. Quale piacere avere qui con noi l'egregio professore Pittella! Oh, il sindaco! L'onore è tutto mio, illustre signor primo cittadino! Comunico come il antico, quando maggiori c'è, minori cessa! Lei, professore, è sempre amante dei proverbi! E bene, caro sindaco, i proverbi stanno alla base della filosofia. Infatti Socrate, Aristotele, Croce, Platone, Gentile. A proposito di Gentile, Celestino, ma la tua Gentile consorte non c'è? Dunque, che fa una vera? Uno sai che sono un'antichità mio. Gentile signora! Che c'è? Vede che sei completamente orbo. Perché? Ma perché ti c'è la senna come moglie l'ha presa? E che io c'è l'anticcia impalmata, che gentile signora! E c'è, ancora appresso! Va bene ora? Ehi, va bene, mi chiami da caffè. Mi deve scusare signora, la ossequio e la ringrazio per l'invito. Non c'è di che! Lei è tanto buona, quanto ama mi conchiazza, un valice intunzi dintra cascia e io apprezzo l'amicizia assai assai. Bontà tua, caro figlio, tu mi fai sempre piacere. Con mia casugno solo i parenti si trovate e tu ce l'hai stimo con mia si chiude un frate. Grazie. Sii un vero amico e l'amico si riconosce nei bisogni. Bravo. Professore, lei della sua vita ha voluto restare solo. Ma chi gliel'ha fatto fare? Un poeta non sbaglia mai! Meglio solo che me l'accompagnato! Questo è vero, sì. Prima di città, ma che finti e fuori città, da siamo una mala compagnia! Non fraintenda, signora Geltrude! I presenti sono naturalmente esclusi! Ma guardi che non ha parlato la signora Geltrude, professore! E allora poi Mariuccia? No, professore, la signorina Carolina! Ah, signorina Carolina, eccoci! Buonasera, come sta? Bene, grazie, lei? Come i vecchi, mi deve scusare se non l'ho riconosciuta! Ah, non ci fa niente, signora! E perciò, signora Geltrude, lei è stata così gentile a pensare a me. Ora se lei permette, io mi assetto. E a proposito di film, ci recito un altro poemio che fu la mia massima quando io ero picciotto. E poi magari mi stai avuto che già parlato assai. Ah, ah Settino! Che mi rompissi i mondi per non pezzi! Ah, che tu dopo! Che ti assetto soltanto via! Ma scusate, ma non ti avevi visto! Aspetta, aspetta che ti faccio assottare io prima che scafazza a qualche altro! Grazie, Silesti! Guardate, vai, la cultura c'è in questa casa! Dunque, professore, ci dica qual è stato il proverbio che l'ha guidato nella sua giovinezza? Glielo recito subito! Amare a chi non t'ama è tempo perso. Ah, è proprio vero. Aspettare e non venire è una cosa da morire. Che significa? Ah, c'è un modo squisso che è meglio. L'acqua bene ci voleva, mi campagne. Anche se oggi fanno una volta a cavolo, non mi pare. Eh sì, l'acqua del cielo è sempre benedetta. Quanto vale un'acqua da mezzo aprile, un bauscecco con mello barrile. Ma quanto ne sa per queste proverbi? Che io vecchio sogno. Ma quale vecchio? Noi che scapoli restiamo sempre giovani. Geltrude, te lo devo dire io, perché non offri un liquorino agli amici? Ah, ragione, mi deve scusare, signor sindaco, parlando me l'ero scordato. Ma no, signora, non si disturbi. Ma quale disturbo? Prima di mangiare ci vuole il peritivo.
Un concetto proprio. Ma vedi, ecco che sta andando bene, bene, bene. Ecco, ecco. Qua. Bene, grazie. Grazie. Cinci! E chi si scordò o meglio? Oh, cavaliere, niente! Ah, io dottore ci proibio l'alcolici. La mia bottiglia o bicchiere, ma il dottore non mi proibio proprio niente. Quando ti senti male t'arranci. Cavaliere, stiamo attenti. Uomo avvesato e mezzo salvato. Dico bene, professore? Sì, ma un bicchiere non sono niente ci può fare. Uno solo però. Perché poi se sono arrivato due, non c'è due senza dicchi. E uno con me chiasse, ma se no se ne approfitta. A salute, a salute. Salute, salute. Non ti preoccupare, non me ne approfitto. Chiama piuttosto i picciotti. Che lo gradiscono pure il peritivo! Ragazzi! Ragazzi! Lo volete il peritivo? Casecca! Mi regala infonzata del rossetto! Altro casecca! Ma no, abbiamo fatto un giochetto e all'ova! Vieni Lino, lascialo dire, bevi! Signora, a me appena un gossetto perché mi va subito in testa. A me un whisky e soda. Mami, io lo voglio liscio. Niente rischio, si beve solo il peritivo. Uè, non mi raccomando non c'è niente qui. Americano, americano. Un mascolo, non c'è passa più, signorino, il peritivo che ci vuole offrire suo madre. Un signorino vuole il whisky e casola per giunta. La femmina vuole liscio. Cacciando ciò sia carina a tutte ore. Gioventù bruciata! Bruciata! Atturrata, atturrata! Non avere questa moglie cretina della mia moglie, come ci batti in mano? Cosa le pazze, cosa le pazze? Il bacio? Ora ci vuole il bacio! Cavaliere, permette? E che? Cosa ti vuole sto passare pure a me? Un tabacciato che ti ha funcionato! A me figlia la banda, te volesse funciare pure a me! Ma no, permette che baci Mariuccia? Che cos'è? Un altro giochino? Caio camo! Simpatici, sì, come sono simpatici, ragazzi. Sì! Quanto sono simpatici! Ma quanto sono stomachevole, mi stanno facendo levantare lo San Marco! Bazza, 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 bazza! Veniamo alla cozione che non te le scemonete! E salutate il chiottozzo al professore, che manco me ne avete allenato che c'è il qua. Oh. Buonasera, professore Vitello. Buonasera, buonasera, meglio tardi che mai. Anche lei è dei nostri a cena. Certo, figlia, hai Andina che cammina, fanno conti la mozzachina. Ma è filosofia questa? No, bello, chista è vita. Bravo, professore, ci hanno detto che lei, oltre ad essere un filosofo, è anche un medium. Ma l'arancio, caro sindaco, lo può fare e non fa, campa scontento. Bene, allora che fa? La organizziamo una seduta. Sì. No, c'è troppa gioventù. Cavaliere, ci chiedete ragazzi poco sevi. Cavaliere, così lei ci offende! Ma signorina, io non parlavo per lei, quanti caraca mi è andata a perdere! E per invocare gli spiriti ci vuole attenzione, raccoglimento, cosa devono raccogliere questi? Io sono sicuro che questi ragazzi sapranno raccogliersi, è vero? Sì, ecco, bravi. Sì, professore, invochi gli spiriti, fa tanto sanso, ha tanto brivido, come siamo entusiasmatici! Sì, sono tutto con l'asma, tutto con l'asma! Bene, bene, e allora? Ora prendiamo posto tutti intorno al tavolo. Oh, forza. Sì, forza. Prego signorina, prego. Ecco, da questo lato, prego. Ok. Prego. Cavaliere, professore, non si aspetta che voi per cominciare. Prendete posto anche voi intorno al tavolo. Vabbè, forza Cecchino. Prima facciamo questa alzata.
E poi facciamo la seduta. Ma è orbo totale, chi? Ecco qua. Filippo, abbassiamo le luci e creiamo l'atmosfera. Mi raccomando, la catena! Io voglio essere incatenata! Ma non dovevo incatenare, ignorante! Fare la catena significa cucchiare in mano a un tavolo, pollice con pollice, mignolo con mignolo, anulare quando... E capocolone! Mi raccomando, il contatto! Oh, che sensazione conturbante! Che signorina, che se vuole conturbare con me! Che se gli assassi, c'è il cacchio al contatto! Ragazzi, date seri o non se ne fa niente! Saremmo seri, professore, lo povertiamo! Sì. Allora cominciamo! In nome e pace! E figli! E Spirito Santo! Ma che stanno dicendo da fuori la messa cantata? Non ci scherzate con queste cose! Zitto, hai peccato! E siamo pronte? Sì, siamo pronte. E allora accogliamo! E chiamiamo D'Annunzio! Ma se muoio la terra, ma anche arrivato a destinazione! Cambiamo D'Annunzio, c'è l'estino che capiste! E scusate, mi pareva D'Annunzio, guarda! Silenzio, che ti sia silenzio! Oh, silenzio e concentrazione! Spirito! Spirito benigno di Gabriele D'Annunzio, in nome di Dio, vieni a trovare i tuoi fratelli! Spirito! Spirito di D'Annunzio! Ci sei! Se ci sei! Manifestati! Oh! Si è manifestato! Si manifestò la signorina Carolina! Una carcagnata che mi dette il tallo dopo carne, non per le chiavi! Silenzio! 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 Buono, cominciamo! Silenzio! Non ci distraiamo se vogliamo che si manifesti! Oh! Spirito! Spirito di D'Annunzio! Se ci sei, facci un segnale! Chi fa? Vinne! No, accatta! Dico silenzio! Signori, non scherziamo! Non scherziamo, silenzio! Spirito di Gabriele, Spirito di Gabriele, vieni, 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 mi dispiace, ma non vuole bene. Chiamiamolo un altro. Sì. Sì, ma lo cristiano, ma Matruzza era una santa! Sì, la santa, ci mancavano su ricorna, Matruzza! Su, cavaliere, per favore, si calmi! Accontentiamo la signora Geltrude! Ma un fatto sostenuto! E va bene, però a te, ti pensai sì, e buccia dicendo a tutti, se tu una cosa buona se rivolge a me, io ce l'ho conto, Siamo pronte! Sì. Allora silenzio e concentrazione! E mi raccomando la catena! Oh, ci rompete! La catena, professore! Silenzio, ma ho finito! E ti ho detto! Spirito della signora Agrippina! In nome di Dio! Vieni a trovare i tuoi fratelli! La tua adorata figlia, i tuoi cari nipoti,
il tuo amatissimo genero. Quennero è stato un pace quando ci vuole essere ammascato. Silenzio per cortesia! Spirito! Spirito della signora Agrippina! Chi sei? E chi sei? Manifestati! Mammuzza! Mammitta, casi! Sì! C'è pure tu mi scappamento! Mammitta, silenzio per cortesia! Per favore, faccia proseguire al professore. Ma favore. Spirito buono della signora! Ceceno! Sbaglio c'è! Ma quale spirito buono! Gitta, ho un ferno sotto la mano! Ancora! Ci stai muovendo mano! E ci ha perso pure tempo con me! Per favore, come ridiamo poco fa, faccia proseguire, cavaliere, per favore! Silenzio! Posso? Spirito! Spirito della signora Agrippina! Chi sei? E chi sei? Fatti te compi! No! Aiuto! Aiuto! Hanno bussato alla porta! Tre volte! Sì, tre volte! Celestino, Barato, cammino, mi stanno chiamando i ambe! Ma perché a me mi stanno chiamando poco? Sì, ma tu sei l'uomo di casa! Io sogno l'uomo di casa quando fa comodo a te! Sì, cavaliere, ma moglie ha ragione, vada ad aprire la porta, tocca a lei, lei è il padrone di casa! Lei se facessi fatto ciò! Ha ragione il sindaco, Celestino! Tocca a te ad andare ad aprire la porta! Ma io non ci posso vedere, lei sa di chi va un peccato di tuo tavolo! Ci penso io! Mani! Ah, chi si è adesso? Mani! Di Celestino Morabito! Staccatevi! Tu sono andato sogno stasera! Ma chi l'ha dato? Celestino! Ma forza! Celestino è il Morabito! E chi l'ha dato? Filippo, ma da tutto! Tocca a lei! Sì, sì! O via noggio! Ah, brava! Celestino! Sì! Stare porcato. Ca bravo, ti sono sentito un letto e ti porcaste un po' di mano. Papà, come ti senti? Ora mi sento anticchietta me. Ma mi hanno spiegato con gran dolore di testa. Ma mi si riprendo tutto. Ca perché ti sono sentito a lunga? Con continuare un sonno che stava facendo. Anzi, vedi il cubo che stava avendo. E che ti stavi insonnando? A tua nonna. A tua madre? No, ad arruscare la manata le tue madre, che mi ha fatto passare una mala nottata, un sonno così chiaro che pareva vero. M'immagini solo tu sonni chi sa fare tu, senza testa e senza pere. E dico che era così chiaro che mi pigliava un bello scantazzo, ma mi volesse puntare. E sentiamo, punta sto gran sonno.
a funzionare per... che eravamo riunite tutte in casa nostra. E c'eravamo noate, un sindaco, suo figlio, suo nipote, mio compare Ciccino Pettella e magari la signorina Carolina. A un certo punto, un sindaco ci ha domandato a Ciccino di invocare gli spiriti. Ciccino allora ne fece disporre attorno al tavolo e cominciava a non c'eravamo un nome. Tantissimo, tu potere ci poteva vedere la porta. C'è colpo, ma che dico c'è colpo? C'è colpo, cazzo! Tom! 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 Su, vai a là! E a cubiura della porta! Oriavolo! Per la punta tomate! La valigia in te, ma... la merisse! Tornava una tua volta! Questa volta per sempre! Oh! Tanto un scanto, che stava carino! Magari non è... ma sicuramente... saranno state imbroglie e i disordini che fece a sera. A sera? Ma manco l'acqua t'astasse. Anzi, no, ti avevi visto un bicchierino in aperitivo e fosse fu chisto. E batte col suo aperitivo. Un bicchierino solo niente mi poteva fare. Se a me fu cattiva digestione. Ma su un t'astasse niente che aveva a digerire lo sarà libero. Da panno mangiare tutto ne piatta, ne facesti fare veleno a tutti. E perché? Ieri sera è andato tutto a monte, poi Pimmia fu una rovina, si innio tutto un fumo. Un fumo? Ma che si è bruciato tutto per non mangiare? Niente si è bruciato, un turista da panno mangiare tutto ne piatta, i progetti di tua figlia si innero un fumo. Allora, fatemi capire, oh, sono cafece. Ma quale sonno d'Egitto? Tutto vero, po'! La nonna, dopo che il professore Pittella aveva invocata, stava per manifestarsi. Si era manifestata! Tant'è vero, cantissimo Tuppuliano! Allora, Tuppuliano, che io credevo che mi avesse sonnato! Un Tuppuliano! Era mamma che si manifestava! Appunto, che c'era tua madre da dire alla porta? Ma no, papà, ma questo l'hai sognato! Ma insomma, ma che mettetevi d'accordo? Mo sonnava, oppure no? Mariuccia, per piacere, non ci perdere un filo! Ma mi volete dire che è successo? Non eravamo giunte! Allora la porta era giunta! Quanto sei spiritoso! Perciò, come ti stava dicendo, a sera eravamo riuniti tutti in casa per festeggiare un tuo compleanno. Tu riorte o non tu riorte? Morriorte. A un certo punto, tu mi facesti offrire un aperitivo e ne veresti pure un bicchierino. Tu riorte? Morriorte, vai avanti! E chisto, scordatillo, perché tu le cuore non ne vivi più. Che ne facesti fare veleno a tutti? Mamma, lascia perdere! Se volevamo, vai avanti! A un certo punto, c'era prima di mangiare, un sindaco propose di fare una seduta spiritistica. Tu riorde o non tu riorde? Morre oito, quanto se l'onna, ma vai avanti! Ma non è che non finire che stai scoppando già tutta, vai avanti! Ma con cui riesci a mandare avanti, torna a dire, state ferma, non sei ancora scorso! Ah, quanto sei spiritoso e schizzoso per damace! Oh. Non eravamo giunti, che magari per un filo! Capo se era un chilo! Il professore a prima non voleva! Morre oito, per favore, non dire avanti, resta ferma non ne sei e continua a parlare. Spiritoso. E poi si decise, allora disse, a cui chiamiamo? E tutti dissimo, chiamiamo ad Annunzio. Ma vedendo che nessuno non si presentava, io ci disse, chiamiamo a Bonarmuzzare a mamma. Questo purtroppo morre poi. Allora il professore cominciò a dire, anima buona della signora Agrippina, anima buona e pia della signora Agrippina, se ci sei, batti tre colpe. A così ci disse. A così, e gioco sentisse di tre colpe alla mamma. È vero. Usce ricordante con te. Intanto, a tia, dopo le devocate che viste, ti cominciò a fare effetto e ti passi con tu puliaro per davvero. È vero, continua, ma qualche cosa ricordo. Ti susiste il barcollagno, rapista porta. E poi? Dalla mancata in terra
pompero frare, c'è un breaco come una scimmia e te su sei stantura, spunzando una festa, un recistero faciste. Facendo un stare con pensieri per tutta notte. Un recistero faciste. Ma insomma, ma come, fatemi capire, come può essere? Ma allora, o sonno fu una coincidenza? Tutto vero fu! Ma allora tua madre c'era per davvero nella porta? Ma no, papà, ma questo fa parte del tuo sogno! Può essere che mamà tornava apposta al paradiso per bere da tua bella faccia! Non ne decisse che tornava al paradiso! Ma papà era verino a tua madre, che fa parte della schiera degli angeli del paradiso, vissuta la vesta bianca donna fine bene, e lo cappello non c'è suo colore ammogliato dalla fronte, e un bel compagno c'è più nato, e fatti trovati! Sì, ma lo cristiano, me madruzza era una santa! Una santa comunale che sbolazza come una zina! Da pagliare! No! Come, poverino, che mia madre non era una santa? Mi faceste morire, picciopo collo di chi mi dà schizzo, ma Lucia, ma che c'è la una cucina, va a dire? Chiss, non è stata? Una visti sta atta! Quale atta? Quale atta? Vieni che c'è un cinnè! Quale atta? Allora perché dici chiss? Chiss! Ma non è stata? Ma io non ne avevo atta! Basta, torni a dire! E risponde a me! Non è vero che mi facesse male di tu! Ma perché dici chissi? Non è stato! Ma io non ne avevo altro! Allora perché dici chissi? Che io voglio parere! Chissi non è vero! Ma chi è che non è vero? Chi non ha detto io? Ma se tuo figlio non ha parlato! Ma no, tua figlia! Tua madre! Me madre! Ce l'è sino se sicuro ne sentirete buono, non è me madre! No, il fanno avere! Ma papà, ma vedi che qua non c'è nessuno! Non c'è nessuno. Sentivo! Starò in meno ancora! Sentivo! Scusi, mio, starò in meno ancora, Celestino! Sentivo! Può essere! Magari ci avessi stato per bere una madruzza! Tua madruzza a casa avesse marinato tutte! Celestino, ma che hai stamattina? Ti senti bene, papà? Ma tu non ci vai oggi a cantere? No, caccio chiedo per forza, e venire l'appartamento, caccio sono, i contatori ti mi aspettano. Non ne vai dire, tu di canto mo, assettate. Caccio lui non va a fare i conti, tornava apposta per tia. Per me? Sì, io. Ti dico, che per me uccide sto cantere. Ma non posso fare a meno che ho questo appuntamento! Ti disse che tu ricca non te lo passetta! Ma che chiede per te? Ma è tanto oramai! Ma principale sogno è, a mia nonna mi controlla, si chiede per vero! E vabbè, però cerca di venire presto! No! Forse non torno! E lasciatelo nascere, tanto torna subito! Perché appena scende scala, metto per in vacante, si rozzolia, si rompe la gamba e fa la chiama Gambarella! Forse è più che mi sto dentro però. Ti passa la premura? È meglio, ma me posso manticchiare. Finalmente capisti quei che comanda qua. Ora manna già banna a Gelciude e a Maruccia che t'hai a parlare. Sì, Gelciude. Maruccia. Che ti viene la panna? Che mi riposa la ticchiera? Maruccia, ammoniate a panna. Però non ti metterà a fumare. Ecco, c'è specie a rifumare. Mi pare che il suo momento adatto. No, siccome quando resti solo, non ti pare l'ora di abbiamare te già pipa puzzolente. Quando resto solo, amore! Perché Celestino, che intenzione hai a come chiamare? A nord. E caio, un
gran dolore di testa che mi ha dato compagnia. E buona, riposati. Amunini, Mariucci, Amunini a Tabanna, riposati. Una parola. Ma che se ne ero per dare? Se ci avessi detto le sarà, avessero fatto tutto il contrario. Che hai che ti mormori? Che ce l'hai? Con l'intelligenza, la perspicacia di mia moglie e mia figlia. Oh, ma mi capisci una volo? Che fa? Ti dispiace da restare solo con me? No, no, no! E perché? Ma mi sei dispiacere! E allora, caro signore genero e cavaliere delle mie ciabatte, aspettate! Il che aspettate se parla meglio. E la san pace già martire da mogliere. Ah, pulite e martire? Certo! E pure una gioia picciriccia. Ma carincia davanti mai te pure. Tu resto boia. Ah, io sarei. Boia, boia, sì signore. Ma che scacciamo a casa pompa tempo? Un faro spiritoso. A se il nostro spirito patate, tu faccio passare io. Assettati. Ma insomma, se può sapere perché torno. Per adempiere ad una missione. Restituire la felicità agli infelici di questa casa. Ma io non l'ho chiamato! E tua figlia! Che le hai infelicitate con la tua mania di voler stare sempre isolato e con la fissazione di restare a ma parte. Io non l'ho chiamato, non l'ho chiamato mai! Ma chiamato. Ha chiamato tutti l'ora e tutti i momenti! Ma come? Io? Forse se sbaglia, ma quando mai? Non c'è momento, raiornata, non mi ha chiamato. Giocherò la mannara di mesoggi, giocherò la ruffianazza di mesoggi, o mi ammori di 100 anni prima, mesoggi da ricca e mesoggi da ricca. Un pipa di chiamo chisto, io avessi tornato pure un inferno. Ma perché un piede del già? Un meglio del già, ma la lingua. Ma insomma, allora se posso sapere che vuole di me. Voglio mettere l'anticchia di pace in questa casa, Tris. Perché tu l'infelicità a tutte. Ma qua è tutto a posto. Se c'è una da aggrezzare, chi è mia moglie? Poi è tutto a posto, in ordine. O star tutusi, ma io non ti rogno pace fino a quando non t'aggizzi. Poi forse me ne vai. Intanto io sono manifesta solo a te. Tu solo mi vedi e tu solo mi senti. Che l'auge è come se non ci fossi. Perciò cerca di marciare vitto e un cercare aiuto, picchi un ce ne esci niente. E un fare come quando io era viva. E ricordati, mi ha avvisato e mezzo salvato. 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 E mezzo salvato, e mezzo salvato. Con me, con me. Sono rovinato, rovinato. Vai ora, telefono al professore per te. Io solo mi può aiutare. Come ci vuoi parole per farla venire dal mondo? A trovare chi da per fare nell'aereo? È una corsa, una corsa! Gianni Dora, ma che parli da solo? Come io? No, no, no! Stava seguendo un ragionamento! Che vuoi fare come il professore Pittalla, che parla da solo per la strada? Chi se un tuo affare tu? No, non te la prendere, vecchio Seneca, stavo scherzando! Ma scherza con tuo cuore! A proposito, l'hai vista? Le devo fare un'ambasciata! O l'hai visto? Ma è importante parlare! Ma è questo! Caro genitore, devi sapere che sta per salire... Che sta per salire... Ma cosa vuoi che importi al babbo di chi sta per salire? No. E invece mi interessa, come sta venendo. Ma nessuno di importante, è solo un'amica. No! E invece sì, l'ho vista dal balcone. E va bene, per oggi facciamo finta di crederci. Io sono andato a fare una telefonata importante, se mi venne a cercare chiamatemi subito, ma subito, non può scordare tutto il suonato, non può scordare.
Cretino, stavi dicendo tutto a babbo. E che ci fa? Tanto prima o poi non lo viene a sapere lo stesso. Dove l'hai lasciato Allino? È sotto con lui. E falli salire. E se lo va da papà? Devo correre questo rischio. E va bene, lo vado a chiamare. Bravo, accomodati. Ma Viuccia! Tesoro! Non ho potuto resistere e son venuto, ma tu non essere imprudente. Hai ragione, caro. È la felicità che mi fa perdere la testa. Filippo, perché non vai di là con Lucy? Non vuoi che vi reggiamo il moccolo? Ma su, Filippo, non essere maligno, ma Lucy vuole restare un po' da sola con Dino. È normale, no? Va bene, allora andiamo di là, forse lasciamoli da soli. Com'è stato papà? Si è alzato, però mi sembra ancora molto strano. Tesoro, ho una gavande notizia per te. Ieri sera ho detto tutto a papà e l'ho convinto a venire qui a chiedere la tua mano. No! Ed invece sì, l'ho lasciato che si stava cambiando d'abito. Ma ora come si fa? Bisogna avvertire la mamma. Sarà una sorpresa anche per lei. No, 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 forse è meglio avvertirla. Mamma, puoi venire un secondo? Carolino, che bella sorpresa! Buongiorno signora, mi scusi per l'ova, ma avevo una notizia per Mariuccia. Di chi si tratta? Mamma, sta per venire in casa nostra il sindaco a chiedere a papà la mia mano! Quale onore! Saremo lieti e onorati di ricevere tanto onore! Grazie signora, ma l'onore sarà tutto nostro! Mamma, ma come si fa per dirlo al babbo? Con giudice Sin? Sì, ma lui è stato poco bene, non è meglio avvisarlo prima? Va bene, giurico prima io! Mamma, c'è un professore più talla! E chi vuole sta tracendo un malacurio? È morto su Betania, viene sempre per rompere il nero! Mamma! Per scunzare il mio feste! Lo faccio entrare! Sì, dopo che noi ce ne abbiamo andati nell'aldilà, andiamo ragazzi! Prego, professore, si accomodi, prego. Aspetti. Quando la femmina ti chiama, vuole dire che ti ama. Quando un amico ti fa ciccare, vuole dire che ti ha parlato. Non è tuo padre. Un attimo che lo vado a chiamare, lei intanto si accomodi, per favore. Che se tu tutto male non assetto, ma se tu la lei sta dritta. Caio, tu va. Hanno chiesto e ottavo. Hanno una fissazione dentro questa casa. Da spostare in continuazione i mobili, non lo viso tutto male! Che c'è? Proprio a te stavo telefonando! E io non ho prevenuto, fammi aspettare che non c'è tutto male! Aspettiamo, non aspettiamo! Cac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 
Come tu senti? Alla salute non c'è male, ma sogno un tuo inferno. Ti dici adesso con tua moglie? Sarà perché se fosse un tuo paradiso. E allora che fu? Hai un bisogno di aiuto. Caso non parlo, che aiuto ti posso dare? Se tratta di mia sorella, un melone a pace. E che danzone c'è stanotte? Un manzonnave, che da tornò dall'altro mondo per mettere un ferro in same casa. E tu dici non vuoi schizzare? Ma che hai a facciare uno che vuole schizzare? Ah sì, io tu ricevo. Ma come fece fare a chiamare? Quando sentì sono detto il colpo da della porta. E io andavo, pare che c'era da della porta. Come dire che c'è la signora Peppina? Ida, ida, ma so c'era c'era. Un poeta di Celestino, vieni che non sono nato. Un monsonnato, io a me so c'era detto per davvero. Come ora che sei venuto a te e ci hai parlato pure. E Celestino, sei sicuro che si sentirà da buono? Ma perché non te la fa una visita? Io ti stimo più un frate e non voglio altro con te dentro. Tu capisci che non siamo più picciottelli. E a così, come invecchiamo un altro, invecchia il nostro organismo. Non si tratta di salute, ma come te ne dire? Bastano parlare, foto bene, fatto la fare la visita di controllo. Può essere che hai la passione alta. E che vuol dire che è diventato pazzo? Chi è andato?
a passione, non fare un brutto scherzo. A te che ti gusta? Ti vuole un saluto e tutto è a posto. O se vai un po', se sai un po'. Un proverbio antico non sbaglia mai. Che c'è? A me è un proverbio, non mi fa ridere. Io sogno buono e a me sogno la vita per davvero. Ora tu, come pronunciassi parole e la facessi venire l'altro mondo, ora trova chi deve fare l'aereo e deposta. Caro Celestino, è scientificamente provato che il processo della resurrezione non è possibile che si verifichi se non per miracolo. E capo padre che non siamo di fronte a un miracolo. A buonare il marito sorgerà la signora Coppina e che Dio ce l'abbia in gloria. Non era certo una santa! E allora fu contro miracolo! Mizzica, un può essere! La stessa Chiesa infatti dice che le anime demorte non possono tornare in vita né per venire a trovare parente e né per altri motivi. Vuol dire che Ida si sono data per com'è? Trovare la raccomandazione e tornò. Cristino, da convincere! Ma c'è Ceno, ma chi mi convince? La persona che chi mi convince? Da convincere! Lasciamo attaccare! Ma pure! Inda, ma sorgere! Cristino, ma io me ne conviene a moglie! Ma qua bene la tua casa sto corpo! Ma sentito un fluido magnetico! E vuol dire che hai pure i naschi intoppati! Vabbè! Tanto quello qua! Che te la chiamo medico! Che c'è? Come lasciare solo qui da qua? Un tenere! Che c'è? Ecco qua! Tanto a compagnia c'è! C'è il tuo mucchiere! Oh. Gentile signora di me lo sé! Che si attenta solo lì! Ecco! Non ci vede proprio il professore! Dov'è il cavaliere? Oh! Cavaliere! Mi fa piacere vederla alzata, dunque sta meglio. Non c'è male. Questa non mi voglio perdere. Cavaliere, ero impaziente di venire per due motivi. Ecco, il primo per avere... Dicevo, il primo per avere personalmente notizie sulla sua salute. Sa... Dopo la paura che ci ha fatto prendere ieri sera. Capo, primo motivo, poteva fare a meno di bene. Ecco, come ha detto, scusi? Dicevo che per il primo motivo non era necessario che si scomodasse di persona. Ma una volta che ca, passiamo al secondo motivo. Ecco, il secondo motivo è un po' più delicato. Questa, ecco, non sarebbe l'ora adatta, ma sa... Mio figlio ha talmente insistito affinché io venissi che non ho voluto arrecargli questo dispiacere e allora eccomi qua. Io sono pure qua. Siamo tutti e tre qua. Tutti e tre? Tutti e due vuole dire? Purtroppo, tutti e tre. Scusi, chi sarebbe il terzo? La mia ombra. Cavaliere, lei ha sempre voglia di scherzare. Dunque... Caro cavaliere, ho l'onore di chiedere la graziosa mano di sua figlia Mariuccia per mio figlio Lino. E io ho l'onore di rifiutare questo onore. Ma lei vuole scherzare? Mi dispiace, ma mia figlia non fa per suo figlio. Ma scusi, Mariuccia è innamoratissima di Lino. Senta, mio caro lei, in casa mia, com'anno io. E mia figlia deve seguire le mie volontà. Ma tutto questo è assurdo! Al giorno d'oggi non si usano più queste cose, e cavaliere! Credo che in casa mia si userà sempre fino a quando campo io. Ma lei si rende conto che sta opponendo un rifiuto al sindaco? Ma mi rendo conto? Ma io sogno un partito l'opposizione. E allora? E poi, a voler sapere la verità. Dica, dica. Lei è suo figlio. Mi chiate tutto il sopra uscito. E mi facesse un gran favore. Il sin è un mettere più pene dentro la casa. Parla come parla, eh! Parlo come mi pare e piace. E se non se ne va chi buono, non faccio vedere che dita non faccio. Ma lei è pazzo, lei! Pazzo, ci sarà lei! Ci sarà lei! Che successe? Signora,
suo marito mi deve delle scuse, altrimenti io in questa casa non ci metterò più piedi, ha capito? Io non devo delle scuse a nessuno, che... è lei che mi viene a insultare fino a dentro. Che state sfrecciando così? Che succede? No, lei è pazzo, suo marito è pazzo da legare, e io in qualità di sindaco ho il dovere di farlo ricoverare in una casa di cura. Lino, Lucy, andiamocene via. Casa di cura, c'è anche a lei, c'è andato. Ma guarda questo trono di Ita, guardalo, guarda. Ma guarda questo, cadimonizio! Signore, Mariuccia, mi dispiace, andiamo. Fuori da casa mia, fuori da casa mia! Cadimonizio! Bella madre, chi sta senza cuore? Pazzo! Pazzo davvero! Pazzo furioso! Ero pazzo, ma me lavava un gran peso nel suo stomaco. Gran pezzo di babbo, e non ci sogno ancora io. La metà mia, se sei capace. Insomma, possiamo finire queste menace. Ma se posso sapere perché tu no, che vuole di me? Turista dura, e tu ripeto, sono venuta qua per adempiere ad una missione. Restituire la felicità agli infelici di questa casa, tua moglie e tua figlia, che le hai infelicitate con la tua mania di voler stare sempre isolato e appartato, e con la fissazione di restare sempre da solo. Maledetto un momento a quando mi venne in mente di mettere a Ciccino per te. O sei una cuccia colpa, e dopo se fare la seduta spiritistica. Era tutto progettato. Ah, o fece apposta, erano d'accordo. Se ne sono d'accordo, è vero? È inutile che impreghi contro l'auge, era tutto segnato nel destino. Ma allora, una volta che fosse figlia che posso fare venere, ma perché non si manifestava ella? Non è consentito manifestarsi ai parenti. Che se manifestava il sindaco, che non è parente. Che c'entra il sindaco? Io sono stata mandata appositamente per te. Tu sei l'uomo da redimere ed io ti condurrò alla retta via. Ma come per dopo, figlio a prodigo? Stai zitto e vattene a lavorare piuttosto. Non posso nascere, casino malato. Non cercare scuse. Bella madre, non è una scusa. Nasce usato, con quel piccetto d'aria, mi potesse fare male, e mai guaio. Forse a chi ci vuole la mia, faremo l'atto del richiamo. Tu ti scanti di nascere, perché ti scanta di incontrare un sindaco. Reggio, un mi è scantato male, ma poi non ho visto come abbagnava o ricava fuori. Sì, però ti scanti che ti fai chiudere il tuo manicomio. Non mi scanto di niente di nuovo. Ma se solo senti di parlare rido, ti tremo la voce! Non mi tema proprio niente, quando torno scommettiamo, e ci va passare sotto il balcone, e si duvio, a bannio una già volta a bannio. Ma così, invece la voce, ti tremo la voce! Iamme, ti chiamo anche una voce sul portello! Iamme, ci faccio chiamare a rido! Amone, spirito a cosa ne pensi! Comincia a camminare che sto venendo! E camminando! Non ne vai! Vaffare me! Da spostato! Ma che sogno per un stato interessante! Sì, sì, non visto una nuova avventura schizzare! Lasciatemi vincere, capigliaria! Giusto, dice, lasciatemi vincere, capigliaria! Ma come ha detto di pigliare aria? Deve fare una grande sfida a chi vinto da un Orlando Paradino! Se signore, ha diventato Orlando Furioso, e deve fare un assaggio, a scegliere gli innocenti! Mi sta parendo pazzo! Ah! Ora tu se commenta che io sogno pazzo. Ma scusa, se parli hai ragione come se tu. Come se io? Che vuole vedere? Come se io fosse pazzo. Che esso vuole vedere? No, papà, la mamma non voleva dire a questo. Che esso vuole? E da quando cosa è innaco? Mi vanno a fare dire che sogno pazzo. Ma non ti ragionare come parli. E poi bannaggionata, vecchio panna cusse! No, papà, ma tu parli come sempre! Ah, o vede, tua madre non è tanto convinta che io sono pazzo! Tu invece sì! No,
ma che dici, papà? Sì, sì, contentissima. E tanto è vero che la seconda è perché i pazzi non sanno contadire. I pazzi si chiedono sempre sì, perché i pazzi fanno le telefonose. E allora io mi separo pazzi. Cuc, sindaco, ma come puoi avere pazzi, vero? Ora, signor pazzo, vero? Ma se sei tu stesso, Porinci! E va bene. Sogno pazzo. Ma prima, l'essere giudicato definitivamente pazzo. Prima d'essere chiuso definitivamente domani come pazzo. E fare cose pazze! No, ma non ne vuoi dire, c'è il stino! Papà, aiuto! Ammazzatemi! Non ne vuoi dire! Ma perché state chiamando aiuto? Filippo! Ammazzatemi con pozzo di sale e chiuda! Non ne vuoi dire! Ammazzatemi, ne... O cabrette, chiede! Lontana, vieni che scanti di invece picchiare! Mamma, ora mi sta battendo forte forte! Chi vuole queste voci? Niente, tu arrivi sempre con l'ultimo treno. Ma c'è stato? Niente, per fortuna. E allora perché avete gridato aiuto? Perché un sacco so che ci picchiò a tua pace. Pareva una furia e diceva cose senza senso. È vero, papà ha delle stranezze che non mi convincono. Anche a me sembra strano. Chiamiamogli uno specialista. Sì. Ma quali specialisti e specialista? Chi ti ha posto, papà? Pigli, ci vorresti un veterinario! Vabbè, mamma, dobbiamo intervenire, dobbiamo fare qualcosa! Non possiamo restare così indifferenti! Non è possibile! Filippo, vieni qua! Questa volta... Signora Gertrude, scusi la mia impedenza, ho una grandella notizia da darle! Prego, si accomodasse! Che è successo? Sono felice, terribilmente felice! Talmente felice che non trovo le parole per spiegarmi! Si accomodi, prego! No, grazie, non posso stare ferma, sono troppo eccitata! E che le è successo? Raccontassi, che... Una cosa meravigliosa! Ha vinto la lotteria! Una cosa ancora più bella! Un'eredità! Più bella, più bella! Allora ne contassi! Immagino, sto più in te per la contentezza, ma non mi fate neanche gli auguri! Caso non sapevo so che ci successe! Io ho capito tutto! A signorina, si fici zita! Bravo! Quanto intelligente sto picciotto, ma come facisti a zittarlo? Modestamente ho il bernoccolo io per questa cosa! Se mettici un ghiaccio che ti sto mangiando! Si dice ho il binocolo, ignoranti, non ti sai spremere quando parli! Te l'hai cupato! Perciò si fici zita! Vero è! Zita vera e propria ancora no! Ma stavolta dipende solo di mia. Sono stata chiesta ufficialmente in moglie. Oh, che cosa bella! E lei ovviamente gli dà di sì. Piacetto, ancora lì che metto una vita che aspetto il suo momento. E brava signorina Carolina, me ne compiaccio. Auguri di vero cuore. Grazie, grazie, sono commossa, signora. Ecco, ne contasse, come fu? Guarda, un colpo di fulmine. Cose da fotoromanzo, da telenovela! Grazie signora, io la devo ringraziare perché indirettamente è merito suo! E perché della mamma? Perché se la signora Gertrude non mi avesse invitata alla festa, io sarei ancora una zitella! E invece per merito suo, oggi sono una promessa sposa! Sono la nuova Lucia Mondello! Sì, spera a cavallo! Signora, io mi sembra un sogno, per favore, me lo può fare un favore? Con tutto cuore, mi lascio un pezzolone. Ci pare che diventa mattina. Mariuccia, rammillo tu. Ma perché? Perché, signorina, perché vuole il suo pezzolone? Perché voglio sapere se sto sognando o sono destra, sì. Come dice Pachino. E che faccio, non io il suo pezzolone? Non fare lo spiritoso. Non potere pure Filippo. Signorina, rospicchiata, Vero è? Com'è dolce essere svegli! E perciò ci racconti com'è andata? Vi dico, un colpo di fulmine. Appena mi ha vista alla festa, tac, si è innamorato di colpo. E oggi ha mandato a chiedere la mia mano. Dice che mi sposerà entro l'anno.
Allora diventiamo parente. E chi? Siete parenti come zito? Ma no, ma lo diventeremo quando Lino sposerà mia sorella. E chi c'entra Lino? C'entra Lino, c'entra Lino! Chiamati i pompieri! Lino non è il figlio del sindaco! Ed è il fidanzato di Mariuccia! Ma non è il mio fidanzato! E ci mancava pure chiesto! Signorino, non credo che a sto fidanzamento ci dette una testa! Lei non deve sposare il sindaco! Io? Ma cosa ne disse lei detto mai? E manco lei ha pensato! Ma come vuoi essere in metà da festa? Perché sbaniava tutta, ci accanavano i paranati, ci picchiava pressione. Acqua passata, signoruzza, acqua passata. Ah, quanto pare lei cancia un amore al nautro come se cangiasse un barone quasetto. Che poi io sogno come i palumi, mi incendio facilmente. Sassa ancora si picchia fuoco. Ah, com'è, è dolce, vampare di sopra e di sotto d'amore. Ma allora, così fici, zita? Con professore Mentella! Oh, professore! Ehi, non ci incido! Oh, non capisco, capisco! Già, appena l'ha vista! Cinto che non ci viene! Si impressionò e si innamorò il corpo! Ma un collegiale alla prima esperienza! Meschino! E com'è stato fino a convinto? Ha fatto seguire la proposta di matrimonio con un mazzo di fiori! Rose rosse? No, garofani di Spagna! Cacetto, credo che non ci viene e la fa scangiare per rose. Certo, un mazzo buono, mio figlio. E poi mi ha fatto trovare una dedica in versi. Oh, com'è, che gentilezza, che finezza, che galanteria. Oh, mia cara Carolina, io ti penso la sera e la mattina. E a mezzogiorno no. A mezzogiorno mangia, se fa una cosa può fare una buona cosa. Ah, giusto. Adesso sorgo il disturbo. Devo andare a prepararmi per devo farmi bello per il mio ciccino, devo andare dalla parrucchiera. Ah. Va bene, vado, arrivederci ragazzi. L'accompagno. Domani vi racconterò il primo incontro. E chissà, forse il primo basso. Arrivederci. Arrivederci. Pazza. Mamma, che intenzioni hai di fare con papà? Va bene, ci chiamiamo specialista. Oh, mamma, manca. Ora vai. Filippo, per caso ti devi incontrare con Lucy? Non lo so, ma non credo. Ma non hai il desiderio di vederla? Certo, sto impazzando. E perché non vai a trovarla? Beh, ora che ci penso, forse ci andrò. Bravo, sono contenta. E perché sei contenta? Un negaciagliere tu! Vabbè, sono contenta per te! E dimmi... Allino lo vedi? Ah. Tutto chi sei, non ti giro le parole! Ma ora che ci stavo pensando buono, non c'è chiede più! Anche tu ti metti contro di me! Ma no, sto pensando che se ci vado e mi incontra il sindaco, quello, per le offese ricevute da papà, mi fa fare le corse! Ma che c'entri tu con papà? L'albero pacca e il ramo riceve! Meglio che tu scordi, Allino! E me lo dici così! E come te l'hai a dire in musica? Papà si farebbe ammazzare piuttosto che chiedere scusa al sindaco! È vero, Filippo, ma cosa posso fare? Sbatte da testa un muro! Ma sei cattivo! Nonna, nonnina mia, pensaci tu, Pimmia, tu che mi volesti bene, ma a proteggere. Alma di gioia mia, non ti preoccupare, che cacetto nonnuzza. Nonna, ti prego, io ti prometto non mi so mise, purché tu ci rapi l'occhio, papà. Non ti preoccupare, pitto pace ci penso io, ci grapa mi luce invece dell'occhio. Ma che è il suo pianto? La gnaramo a casa, ma si può sapere per chi chiange? Per niente non si chiange. E io chiancio! Chiancio pure per niente! Chiancio, che tua madre ti ha accattato l'ancia! Ma che ci aveva tu solo? Ma niente, un solito pianto nei film. Degno figlio di sapace! Papà, come stai? Come ti senti? Non lo so. Perché mi interessa saperlo. Ma quando mai tanto è passato
Ciao, saluto. È un sogno tuo figlio. Figlio? Degenerato. A te assomiglia? Ma assomiglia a un'antichietta. Azzurra fosse un picciotto a posto. Eh no, un pappennappa qualunque. Perché seguo la moda. Anche tu quando eri giovane. Vabbè. Tagliamolo a gioco. Meglio che stai a parlare. Ancora? Sì, signore. Ma io non stavo parlando più. E ovvio che sta parlando più. E allora perché mi stai dicendo ancora? Ma tu? Tu! Prima mi dicesti tagliamolo a gioco e io non parlavo più. Ora mi stai dicendo ancora. E voleva dire ancora a casa, ancora a casa. E mi senno. Ossia, pare con compagno niente in questa casa. Tu sei tutto pazzo per tutto. Uno piccicino per te. Ma che non scelgo quando era piccinino. Visto che fa cose di pazze. Ma che dici? Parlare con Bassea in presenza di te ci pare una cosa di pazze. E tu perché non è pazzo? Perché ci pare che parlo solo. Sì, sì, ma tu perché non ci riesci che ci sono io qua? A questo mi ci chiedono subito un po' male buono. E lo sindaco dai d'accordo? Che non esce di mia mano. Eppure a vita diventare parente. Cucco, ma quando mai? Per la specie che l'hai sopportato in qualità di sindaco. Ma in quanto a diventare parente, sbaglio c'è. Senti, Celestino, sin allora ti ha parlato che buone maniere per fare di convinto. Ma tu hai testa più dura di un calabrese e ho cuore peggio di un macigno. Perciò cancio tono e ti parlo più chiara e più decisa. A me a sto matrimonio mi piace assai, perché il picciotto è bravo, o partito è buono e Mariuccia è innamorata. Perciò metti tuo cuore in pace e falli maritari. Mi dispiace, ma non se ne fa niente. Ah, così la pensi tu? Va bene. Vuole dire che mi ha supportato in sinaca tante. Ma che ben a dire? Ben a dire che io ricca non me ne vaio. Sarò la tua ombra, la tua nemica. Un quando? Possia sa fare affare so. A fa maritare tua Mariuccia Collino? Con figlio lo sindaco? Mai! E allora sta fresco? Io fresco sono. Stati zitto e fassami parlare. Ti voglio fare una proposta. Stanto per dimostrare te casugno generosa. Sì, piglia la carta della moglie, la canuccia sono generosa. Fai silenzio e lasciami parlare. Se tu acconsenti al matrimonio di Mariuccia Collino, io ti prometto che ti procurerò tanti di quegli appalti che ti farò diventare ricco sfondato. Sì, ma dovrò spartere bustarella a destra a manca. Poi arrivo il pollo di mani pulite, mi metto un bello paio di manette ai polsi e mi porta la cariola. La ringrazio, non mi interessa. Va bene, da allora te ne faccio un'altra che è troppo conveniente e non puoi rifiutare. Quando mori... Io stai in casea. Fra cent'anni. Ah, ma pareva. Ti conserverò un bellissimo posto, un paradiso, all'ata mia. All'ata Bassea! Sei contento? Oh, che tu c'ho un fermo, me ne voglio. Manco chi sta ti piace. Vabbè. Allora ti faccio l'ultima. E se non l'accetti, è peggio pittia. Se tu dai il consenso al matrimonio, io ti prometto che me ne andrò da questa casa per sempre. Ma mi hai capito che cosa ho detto? Me ne vado da questa casa per sempre e non ci metto più piede. Ma un creo che una volta che si è fatto un matrimonio, fossi a ritornare a trovare qua. Io le mie promesse le so mantenere. Ma se ne va per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Per sempre. Definitivamente. Ah, ora sì che si comincia a ragionare. Filippo, Gertrude, Mariuccia, Donata. Chi c'è una pazzia? Sì, sì.
voglio fare l'ultima pazzia, ma stavolta in pieno senso. Papà, come stai? Papà, come ti senti? Celestino, ti chiamo medico? Mi state chiamando papà? Tu che puoi chiamare un medico? Io un po' hanno sogno, quale medico? Sei sicuro, papà? Papà, che è? Non mi chiami più genitore o babbo? Ma papà! A cui a chiamare? Che mi sta cominciando a piacere. Celestino, che fa? Devo curcare? Ma perché mi curcare? Che hai un sonno? Vieni qua, vieni qua. Oltre scantate, vieni qua. Quanti anni hai? 25, lo sai. E allora sei grande. E ti ha comportato Leo Morano. Fonno. E me figa. Dunque, deve essere buono, di picciotto serio, l'uomo, pulito, e vai in casa tua sindaco. Celestina ancora, per piacere. No, papà, ti prego, io rinuncio a tutto, purché tu non ne combini un'altra. Ma volete stare calme, non succederà niente, potrà succedere solamente una cosa, ma sarà una sorpresa. Dunque, Filippo, venite da qua. Ascoltami bene. Sono tutto orecchie. Veramente, se tutto capite, picchia ricche manco sapete. Avanti, papà! Babbo! Babbo! Quanto è simpatico questo mio figlio! Dunque, non eravamo giunti? No, sindaco. Appunto. Vai proprio in casa Rosina. Dopo lei, perché in Tenerife? Io, Filippo. Filippo chi? E figlio. Il cavaliere Celestino innamorato. Dopo, ci sarà antiche confusione. Voce, scrivete, lampadari che scoppano in terra, tavole che rotoleano, sedie che gammaleano, ma tu ti continuare a toppoleare e non ti scantare. Appena opportuno si sarà aperto, io si banderà bianca, ma non parrennerete, perché noi, le famiglie, uno mi ha rennato male. Ma insegno, di ambasceria. Ma per forza io c'è chi? Perché già ti scantai, c'è prima di partire. No, chi sto mai? Bravo, come si vede che sei il mio figlio unico mascolino diretto. Dunque, appena i diveri in occasione ambasciatore, non ti fanno fare niente, perché l'ambasciatore non porta bene. È sacro, è inviolabile, è giusto. Anzi, ti fanno casa, ti fanno assottare e ti offrono magari operativo. Quando ti ha scolato per te, bello tu sosere mascolo, e ti rivolge al sindaco e scerisce. Egregio signor sindaco, il mio babbo, mi raccomando, sottolinea un babbo. Perciò il mio babbo vuole sapere quando potrà onorarsi di venire a casa sua per chiedere scusa del piccolo incidente che è successo. E per chiedere... Va, e per chiedere alla mamma, ma... e per chiedere alla mamma, alla mamma, no, di suo figliolino, per mia figlia Mariuccia. Papà! E che pure tu ti sbagli, babbo voglio essere chiamato, ormai è diventato un babbo in questa casa. Sei un tesoro, babbo! Ti piace la sorpresa? Sì. E tu, genitrice semicalda, niente. Celestino, sta dicendo per vero? A così, a fine morire, che è diventato pazzo. Ma accusante? Accusante? A nodo, stava cacciando una mosca, tinta mosca, stessa curata mosca, schiacciata mosca, se ne finalmente! A mosca? Ma quale mosca? Ma così nio, Filippo ancora no. Fa! Non può capire! Non potete capire, guarda! Non potete capire, no! Ame pazzia, se nio! Finalmente! Ame pazzia! Se nio per sempre! No.
Sì, sì. Grazie, grazie di cuore a voi tutti, perché siete il nostro sostegno. Vedete, teatro amatoriale è fatto da coloro che amano il teatro e lo amano a tal punto da fare innumerevoli sacrifici, sacrificando la famiglia, gli affetti più cari, la poltrona, le giocole, le tappine, tutto quello che volete, perché ci crediamo, perché si crede in quello che si fa e allora si affronta con gioia il sacrificio per riempire di gioia il pubblico, e la vostra presenza ci gratifica. Questa è la nostra ricchezza, questo è il nostro premio, avere la sala piena, perché noi siamo sicuri che un segno ve lo abbiamo dato, l'autentico spettacolo, perché o si piange o si ride in teatro, lo spettacolo deve essere rispettato. E quando si rispetta, il bambino, l'adulto e il grande, fa piacere vedere le cose pulite, le cose belle, l'unica cosa che è ancora rimasta. E noi siamo qui per dirvi grazie di quello che ci avete dato, e certamente un ringraziamento in maniera particolare. Questa sera io vi chiedo un applauso per una persona che non è con noi, ma che è a casa, è stato ricoverato in ospedale e che ha contribuito alla magnificenza di questa scenografia, il nostro Natale Rizzo. Grazie. E certamente chiamo sul palco Silvana Meli. Silvana, Giussi Piacenti, Silvana è il nostro architetto che insieme a me ha realizzato questa idea, e tutto lo staff tecnico. Giussi, dove sei? Vieni, la nostra truccatrice. Mancano un bel po' di gente che sono in sala, che insieme a voi certamente hanno gioito. Dove sei, Giussi? Eccola qui. Grazie di cuore per quello che ci avete dato, speriamo di avervi divertito, di avervi fatto trascorrere una sana serata in allegria. Grazie a voi tutti, e un ringraziamento soprattutto a coloro che hanno permesso che noi fossimo qui, al dottore D'Angelo, Di Salvo, scusatemi ma l'emozione va per gli affari suoi, e la Scintilla che ha permesso questa manifestazione, che si è sostituita a quello che le autorità dovrebbero fare. Ecco, l'iniziativa dei privati, quando una cosa piace, e mi fa piacere che Bagheria, che noi già sentiamo quasi come nostra città, comincia a svegliarsi, ad assaporare quello che è il teatro, autentico e puro. Grazie a voi tutti, una buona serata. Grazie. Grazie. Ricordo che in fondo c'è la cassetta.